Oggi parliamo di salute degli occhi ed in particolare del tempo che passa e ci costringe a un certo punto a inforcare gli occhiali della vicinanza, quelli così chiamati, perché appunto gli anni passano e anche gli occhi invecchiano, non ci sono soltanto le rughe. Il classico disturbo degli anni che avanzano è la presbiopia, che è stata anche al centro del Progressive Business Forum di Milano. Ne parliamo oggi con il dottor Luigi Mele, medico oculista presso l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, che cos'è esattamente la presbiopia e quando arriva? La presbiopia è un difetto visivo, d'accordo, che compare, arriva dai 40 anni in poi ed è caratterizzata dal punto di vista proprio fisiopatologico da un irrigidimento delle strutture che si trovano all'interno dell'occhio, quale il cristallino, e un impoverimento delle capacità contrattili del muscolo ciliare, tutto dovuto fondamentalmente all'età, e che ha come principale sintomo o risultato quello di non riuscire più a mettere a fuoco gli oggetti posti nel vicino. Quali sono allora i sintomi a cui dobbiamo prestare attenzione? Cioè, come dobbiamo capire? Se è chiaro che se io non comincio a leggere, non vedo più bene da vicino, lo capisco subito, però a volte noi tendiamo un po' a sottovalutare, a pensare che sia solo stanchezza, no? Dice, sono stata tante ore al computer, l'occhio è stanco, è normale che non vedo bene. Che cos'è che mi deve invece far sorgere quel campanello d'allarme, a parte l'età ovviamente? Diciamo che in effetti fondamentalmente la stanchezza o l'affaticamento oculare è caratteristica perché noi smettiamo di fare quel lavoro applicato che stiamo facendo, facciamo riposare gli occhi guardando magari lontano eccetera, torniamo a lavorare e gli occhi sono un po' più riposati. Nella presbiopia noi cominceremo ad avere questa sorta di affaticamento nel mettere a fuoco per vicino, ma se ci stacchiamo per far riposare gli occhi e ritorniamo a lavorare, il risultato non è cambiato, siamo uguali a prima. In quel caso trattasi di presbiopia. Anche il fatto che ci viene mal di testa se magari stiamo tanto tempo, ci bruciano gli occhi, sono tutti segnali che ci devono far capire che non è solo una questione di stanchezza, ma forse è meglio andarsi a far controllare. Assolutamente sì, perché in effetti il soggetto presbite, che non si corregge, non è corretto, cerca di fare uno sforzo maggiore con i muscoli oculari, d'accordo, tali per contrarre il cristallino e quindi accomodare, ma non ci riesce perché la contrattilità è bassa e quindi si stanca. Questo affaticamento e questo eccessivo lavoro dei muscoli oculari si traduce in mal di testa, bruciore oculare, secchezza oculare e anche fastidi a livello della cervicale perché si assume una posizione viziata per cercare di mettere a fuoco ciò che è nel vicino. Questo corredo sintomatologico si chiama astenopia ed è un sintomo tanto della stanchezza ma anche della presbiopia perché è collegabile a un eccessivo sforzo dell'apparato visivo per cercare di accomodare e mettere a fuoco. Senta, dottor Mele, mi tolga una curiosità perché ci sono diverse scuole di pensiero. Io ho anche sentito dire che mettere troppo presto gli occhiali da vicino, chiamiamoli così, non è buona cosa perché l'occhio si impigrisce e quindi alcuni suggeriscono di ritardare, magari a sforzarsi di continuare a leggere senza gli occhiali. Lei che cosa ne pensa? Mi verrebbe da dire a costoro che consigliano questo che stanno sbagliando. Diciamo che in effetti la presbiopia è un normale processo di invecchiamento, non è un qualcosa che si può ritardare o si può anticipare. Quando viene, viene e nel momento che viene va gestita. Cioè non è che il non mettere gli occhiali perché l'occhio si impigrisce, no, non metti gli occhiali, l'occhio si sforza ancora di più e ricominciano quei sintomi di cui abbiamo parlato prima. Quindi assolutamente la presbiopia quando comincia va corretta. Senta, chi è stato miope da giovane ha più tempo prima di dover mettere gli occhiali da vicino? Ebbene sì, diciamo che il miope è un po' più fortunato rispetto agli altri soggetti che sono affetti da altri difetti rifrattivi, quali l'ipermetropia e l'astigmatismo, perché la miopia consente, data proprio le caratteristiche anatomiche dell'occhio più lungo e praticamente una potenza di ottica maggiore, permette di trattare la miopia, di correggerla qualche anno dopo rispetto a quello che è la soglia di inizio che è fissata attorno ai 40 anni. Ecco, l'ipermetrope, per esempio, l'astigmatico invece, per contra, d'accordo, anche qualche tempo prima saranno costretti, obbligati ad usare gli occhiali per presbiopia.
Vabbè, almeno insomma i miopi, come dire, hanno una sorta Beh, di una compensa. fortuna nel bravo. Bravissimo. Senta, assodato che insomma uno prende atto che non vede più bene da vicino, accetta la cosa e quindi decide di andare dall'oculista a farsi controllare. Quali sono gli occhiali da adottare? Oggi abbiamo una scelta molto più ampia rispetto al passato. Quali sono le cose che ci consentono di vedere bene e senza fastidi? Allora, sicuramente l'unica soluzione per correggere la miopia dal punto di vista clinico, tralasciando i discorsi chirurgici, sono gli occhiali, ovviamente. E praticamente, fortunatamente, viviamo in un'era altamente tecnologica in cui le lenti per presbiopia hanno fatto dei passi da giganti nella produzione, nella standardizzazione. E l'unica soluzione che oggi ci può permettere di correggere la presbiopia in modo, io direi, dinamico, cioè avere un paio di occhiali che ci permette di guardare lontano, vicino, nell'intermedio a tutte le distanze, è il progressivo. È l'occhiale progressivo che per di più oggi, sempre per innovazione tecnologica, è un progressivo personalizzato, si dice, cioè individualizzato, fatto su misura, sui parametri antropometrici della faccia di chi l'indosserà e anche delle abitudini di vita, perché non è detto che un presbite è quello che lavora solo a 40-50 centimetri. Ci possono essere soggetti che lavorano al computer a 1 metro, autista della macchina di autobus che ha bisogno di guardare a 6 metri, a 2 metri, a 1 metro. Bene, l'occhiale progressivo è l'unica soluzione che ti permette di correggere tutto ciò e di soddisfare tutte le tipologie di necessità e di pazienti. Ma è una scelta più costosa questa? Beh, allora, sicuramente la tecnologia si paga, su questo non si discute. Tutto ciò che fa bene purtroppo si paga, però diciamo che alla fin fine non è tanto più costoso, perché È se un consideriamo che l'occhiale investimento. progressivo, sì, perché se consideriamo l'occhiale progressivo è un occhiale che ci permette di guardare lontano, intermedio e vicino. Cioè, fa il lavoro che fanno 3 paia di occhiali. Lei faccia un conto economico: quanto costano 3 paia di occhiali? Cioè, 6 lenti e 3 montature con una sola lente e una montatura. Siamo lì, in effetti. Io penso che il discorso economico non sia da considerare quando si parla di salute visiva e benessere visivo, ecco, diciamo così. E l'occhiale progressivo, allo stato attuale, rappresenta l'unica, l'ultima e l'unica frontiera per il benessere di questi pazienti affetti da presbiopia. Diciamo che sicuramente vedere bene è fondamentale per la vita di tutti i giorni, per il lavoro, quindi è assolutamente importante, come dice lei, non badare a spese, ma badare alla qualità di quello che ci Assolutamente, consente di assolutamente. continuare. Bene, grazie mille, dottor Mele, buon lavoro. La ringrazio, buon lavoro a lei, arrivederci a tutti, grazie. Arrivederci.